Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io, Dario e Giuseppe stiamo esplorando la Danimarca e direi che sta andando abbastanza bene. Abbiamo già fatto una cena intorno al fuoco con prodotti tipici danesi e oggi siamo nuovamente fuori per... loro hanno mangiato prodotti tipici danesi, giustamente. E oggi siamo nuovamente fuori per un'uscita con pernottamento, quindi state con noi. Che ne pensi di sto posto? Ti piace? Sì, fighissimo. È molto particolare, mi piace. Una vegetazione di questo tipo non l'ho mai vista. Questo tipo di ambiente, in Italia almeno, dove sono stato io, non si trova. Molto, molto figo. Mi sta piacendo un botto perché forse soltanto in Trentino, ma neanche potresti trovare una vegetazione di questo tipo, quindi ne vale la pena spostarsi, muoversi e visitare luoghi del genere. Bello, bello, bello. Sì, ma non è che ti puoi fermare ogni 5 secondi a fare le riprese, sì, che qua capito, non arriviamo più, eh. Hai capito quanto è figo il posto o no? Cioè ci porti in posti così e non vuoi farci fare le riprese? Sì, c'ho un'idea, ce l'ho. Qui sono io la vittima che non ho una telecamera e devo aspettare i vostri comodi. Questo posto, se mi seguite, lo conoscete già, è lo shelter in legno dove ho girato il primo video del nuovo canale. Ho deciso di portare i ragazzi qua perché è una location veramente fantastica, un posto tranquillo, immerso nel cuore della foresta, si può campeggiare, si possono accendere fuochi, quindi ci aspetta il nostro bel pernottamento. Stiamo giocando con l'accetta. Tutte le accette che ho, massimo 40 centimetri, 45, quindi mi sballa completamente le misurazioni, la distanza, ed è strano, è diverso. È come ricominciare ad utilizzarla dopo una vita, o comunque è come se non l'avessi mai presa in mano. Cioè, l'accetta così la so usare, ma così... Però ci sto facendo la mano, dai, mi piace. Chi è che sta usando l'accetta? Oh no, sono chi io! Chi è che sta usando l'accetta? Sto facendo giocare i ragazzi con l'accetta. Adesso devo andare lì e convincerli. Non so, a tagliare, ma anche a trasportare al campo la legna. È una faccia normale che sto riprendendo il primo piano, quindi... È uscito un po' di sole, meno male, un po' di calore sulla faccia, mamma mia, fa freddo. Thank you.
stiamo mangiando questa roba per pranzo. Noi, tu assaggi. Vabbè, io assaggio perché Giuseppe poi ci farà un video. Com'è? Io sono arricciato i capelli per il ribrezzo. Mi sono fatto un teuccio, così mi pulisco un po' la bocca dal sapore di quella pasta alla carbonara micidiale nel barattolo. Sei contento che ti coccoliamo? Ti abbiamo anche messo a scaldare l'acqua. Bene, ma io l'ho chiamato apposta per farmi da schiavetti, così io non dovevo fare niente. Ci siamo rifocillati, adesso ci tocca fare un bel carico di legna per stasera, perché il sole sta tramontando, ci è rimasta un'oretta scarsa di luce, quindi dobbiamo metterci al lavoro. Sì! Questa non basta per stanotte comunque. È arrivato il momento della cena. Dario e Giuseppe hanno comprato dei würstel mostruosi al supermercato danese. Adesso ve li faccio vedere. Sono rossi. Rosso, rossi. Che rosso è? Cioè, rosso peperoncino. Rosso rubino. Non lo so, vabbè. Comunque, io ho detto che non l'avrei mangiati. Però adesso, colto dalla curiosità, penso che ne assaggerò quantomeno un pezzettino. Li metteremo dentro a dei panini. Poi io invece ho portato del pollo da fare con delle patate sotto la cenere. E quindi finisce che mangerò la mia cena e un pezzo della loro. Buoni sti würstel. Sono würstel normali. Non so perché la buccia è così rossa. Guardate che bellezza il mio pollo. E guardate invece quanto è triste il würstel di Giuseppe. Intinso nel tuo pollo. Inzeppato da solo su quella specie di bastoncino. Nel frattempo si sono cotte anche le patate. Come sono venute? Buone. Forse potevano stare altri 2 minuti proprio. Sì. All'interno. Ah, sono buone. Che dici? Secondo me sarebbero state accoppiate molto meglio con quel candelotto di dinamite che sta cuocendo Giuseppe. Però sono molto molto buone. Cibo semplice è sempre apprezzato. Sì, vabbè, ma tu non meni. Vedi che va. Mi sto disintegrando le mani questa cosa. Stiamo lottando con tutte le nostre forze per cercare di tenere alto il fuoco utilizzando questa legna di betulla che è completamente fradicia.
Guardate che nebbia che è scesa, raga. Non si vede più niente. Appoggiali qua vicino alle mie. Sì, perché sennò secondo me stando fuori si congelano. Sì. Raga, ci siamo sistemati nello shelter e stiamo andando a dormire. Siamo messi abbastanza bene. Qui dentro sembra sia un pochettino più caldo rispetto all'esterno. Voglio. Forse è solo un'impressione perché non tira vento. Comunque domani mattina vi sapremo dire com'è andata la nottata. Per il momento, buonanotte. Notte. Buonanotte. Stamattina ci sono 2 gradi sotto, raga, si gela. Adesso vediamo se riusciamo a riaccendere il fuoco e a prepararci una colazione. Qualcosa di caldo, sicuramente. Gli animali sono usciti dalle tane e non mi riferisco alle anatre che sono appena passate. Si prospettava una serata, una nottata fredda e brividosa. E così è stato? Sì, però meno del previsto. Cioè, ho dormito bene. Il materassino è stato il problema. E perde troppo calore. Ha cambiato. Come succede a lasciarli da soli 5 minuti? Non è uno spot pubblicitario, stiamo bevendo questo Chocomel, l'abbiamo trovato nel supermercato. E niente, la nostra colazione insieme a del buon, ah, l'avete visto prima, del buon pane bruciato con il burro d'arachidi di sopra. Dove è finito? Nei vostri stomaci. Esatto, nei vostri stomaci. Oh, di buono. Ferro. Era sì, buono. Sì era croccante anche quel, con quei semini. Quel profumo di affumicato ci stava bene. Sì. Ragazzi, noi ci abbiamo verso casa, ma non è finita qui. Passate dal canale di Giuseppe perché anche lui ha fatto le riprese durante questa uscita e farà uscire un video un po' diverso dal mio, un po' più serio. Silenzioso, insomma, più curato dal punto di vista delle riprese, e sono sicuro che vi piacerà. Noi vi ringraziamo per averci seguito, speriamo che il video vi sia piaciuto, che sia stato di intrattenimento, che sia stato di vostro gradimento. Continuate a seguirci sui nostri canali e noi ci vediamo ad una prossima avventura. Ciao. Ciao.